Buonasera, ci troviamo all'interno della villa romana di Sava dei Patronissi per un evento dedicato proprio alle erbe aromatiche dal titolo La Villa Romana e il suo giardino. L'evento nasce proprio con la volontà di valorizzare non soltanto il sito appunto della Villa Romana, ma proprio di dare ai visitatori l'immagine, come dire, l'idea di quello che poteva essere un giardino romano, quindi l'hortus romano. E quindi abbiamo prediletto una serie di piante, quindi da quelle aromatiche a quelle officinali, che effettivamente questi romani dell'antichità utilizzavano per usi disparatissimi nella cucina, nella medicina, nella cosmesi. E in realtà nelle due giornate ci siamo resi conto che effettivamente questo argomento ha attratto molti visitatori, non soltanto appunto locali ma anche appunto esterni, e questo non può che farci piacere. Ringrazio personalmente l'appoggio dell'Università di Salerno, quindi nella persona della professoressa Enrico De Falco del Dipartimento di Farmacia, che come dire, ci ha aiutato in questa storia, in questa idea culturale. Ringrazio l'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, che ha fornito insomma tutte le piante esposte nel percorso, la Soprintendenza per i beni archeologici, la dottoressa Annalisa Napoli, che insomma ha allestito un angolo dedicato appunto ad una degustazione di tisane e infusi, e a tutti i soci dell'associazione. L'archeologa Ventura è una realtà giovane, ha circa un annetto e mezzo, lavora sul territorio baronissese della Valle dell'Irno, ma non solo, attraverso una serie di eventi volti alla valorizzazione del territorio, alla conoscenza, alla scoperta. La Villa Romana è un nostro, come dire, angolo, come dire, un giardino prezioso per noi archeologi Ventura, quindi che curiamo con estrema dedizione e con estrema, come dire, cura. E cerchiamo di valorizzarla nei modi che ci sono, come dire, più consoni, quindi ecco, attraverso rassegne anche teatralizzate, eventi teatralizzati, visite guidate, con l'appoggio di artisti, quindi di attori, di ballerine, insomma, di danze sacre e popolari, attraverso percorsi appunto sacri, insomma cerchiamo di darle comunque importanza seguendo diversi filoni. E come dicevo appunto l'associazione continuerà comunque anche nei prossimi mesi, a partire da settembre, a portare avanti alcuni progetti che sono nati già lo scorso anno, come il trekking urbano a Baronissi, che ha avuto tanto successo nello scorso mese, la caccia al tesoro, e per i giovanissimi e anche per i più adulti, le visite notturne salernitane, insomma, e tante altre iniziative che insomma, poi scoprirete nel corso dei mesi. Quindi non mi resta che seguirci. Grazie. Buonasera, sono la dottoressa Napoli. E grazie all'Associazione Archeologando Enduro, nella figura della dottoressa Pisano, mi sono occupata della manifestazione La Villa e il Giardino, nella quale ho allestito il percorso per quanto riguarda le piante. Il percorso si divide in due fasi: abbiamo una prima parte dove ci sono le piante edibili, sono piante che normalmente entrano a far parte della mensa sia dei giorni d'ostri e sia dei giorni dei romani, come infatti nel percorso osserviamo la presenza della scalola, della cicoria, del porro, del sedano, tutte piante che oltre ad avere un'attività e una valenza alimentare anche hanno un'attività esplicativa su alcuni organi e funzioni dell'organismo, come possa essere la possibilità di utilizzare un porro per le sue capacità sudorifere oppure la cicoria per poter facilitare il processo di digestione. Nella seconda parte del percorso andiamo ad analizzare le piante aromatiche. Sono tutte piante che servono sicuramente a stimolare l'appetito, sono piante aperitive come nel caso della menta piperita, o sono piante che contribuiscono a migliorare la digestione. Abbiamo varietà che ci sono state donate gentilmente dall'Osservatorio dell'Appennino, come il basilico che viene dalla Liguria, la maggiorana, la santoreggio, che è una pianta che normalmente non è molto diffusa sulle nostre tavole, fino ad arrivare al finocchio selvatico, che chiunque conosce come pianta ed è molto utile nei casi di aerofagia o di tutti quei casi dove c'è un'infiammazione dell'intestino, quindi patologie dell'affezione del tratto gastrointestinale. Nell'ultima fase c'è la presenza anche di un distillatore, dalle quali si può evincere come da una pianta aromatica si possa arrivare addirittura alla formulazione di un olio essenziale, che può essere usato sia per l'esterno sia per l'interna, riportando la dicitura e l'indicatore alimentare, e
dal quale abbiamo la possibilità di avere un ulteriore prodotto, che sono le acque aromatiche. Sembrerebbero un prodotto di scarto, invece sono molto utilizzate, fino ad arrivare al compost, che è uno dei prodotti più utilizzati in agricoltura per migliorare la permeabilità dei territori e dei terreni, soprattutto di coltivazione delle piante. Nell'ultima fase del percorso abbiamo messo anche alcune piante che non venivano propriamente usate dai romani, ma che comunque avevano diffusione nell'epoca romana, come il dragoncello, l'aneto e il coriandolo. Vi invito tutti a poter analizzare e toccare con mano le piante, la loro possibilità di utilizzazione e l'utilizzo nella pratica quotidiana. Vi posso assicurare che il loro uso, molte volte terapeutico in fase di prevenzione, può alleviare patologie che non sempre hanno bisogno di avere un ricorso al farmacologico. Con questo vi invito ad avvicinarvi all'erboristeria. Grazie.